Allora, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo con Miri. Ci sono mentre mi cibo. E siamo in un baretto Sesto San Giovanni, stiamo facendo una fantastica merenda e parleremo un pochino del suo percorso bariatrico. Quindi, mentre sto per addentare la mia merendina che mangerò a bocconi piccoli, lentamente, masticando molto bene, Miri ci racconta Soprattutto. chi è. Allora, io sono Miriana, in arte Miri Hoffman. Sono una ragazza italiana di 29 anni e abito nell'Interland di Milano. E mi ritrovo qui adesso con Alessandro per parlare con voi del mio percorso bariatrico e raccontarvi sia la mia avventura che la mia disavventura. Di cosa ti occupi nella vita di tutti i giorni? Mi occupo nel mondo della fotografia, lavoro con tantissime modelle, lavoro nel mondo della moda. Che intervento hai fatto? Ho deciso di fare l'intervento di gastrectomy assieme al chirurgo. Ha detto che appunto era l'intervento più indicato nel mio caso. Prima dell'intervento avevi altre patologie, oltre alla pura e semplice obesità? No, non ho mai avuto patologie di nessun tipo, a parte appunto l'obesità a livello sia mentale che fisico, però cioè, di salute stavo benissimo, non avevo nulla di che. La mia unica patologia erano i dolci. Quindi golosa, Golosissima. ma hai detto obesità a livello fisico e di testa. Ti va di approfondire un po' il concetto dell'obesità di testa? Allora, diciamo che. Allora, Questa è una domanda lunga, così io mangio un po'. iniziamo dal fatto che dall'età dei 7 anni fino ai 14 praticavo nuoto. Quindi mi muovevo tantissimo, lo facevo 3-4 volte la settimana, ero sempre in movimento. Mangiavo male perché purtroppo i miei genitori erano sempre a lavoro e io compravo tutte cose già pronte, come cordon bleu, spinacine, tutte queste cose qua. Poi successivamente all'età di 14 anni i miei genitori si sono separati e mio padre ha deciso di andare a abitare in un'altra parte, dall'altra parte. Io sono rimasta con mia mamma e da lì è nata la mia obesità praticamente perché ho lasciato il sport. Anche la psicologa del policlinico mi ha detto che secondo loro la mia obesità era dipesa appunto dall'abbandono di mio padre, dal fatto che dal giorno che sono andata non si è mai più fatto sentire. È stato abbastanza pesante questa cosa. Però ad oggi, nonostante appunto il percorso difficile, tutto il contorno, mi sono resa conto che ogni cosa nasce, cresce, muore, quindi non ci si Si può può fare superare. niente, esatto, ci si può superare e soprattutto di non superarlo mangiando. Cioè, anche quando magari attualmente ho uno sconforto o sono annoiata, dico, però di là nel frigo c'ho questo, quell'altro che mangio. Poi dico, no, dopo tutto quello che hai passato, non devi farlo. E quindi mi trattengo. Prima non mi trattenevo, cioè se uscivo la sera con le mie amiche, andavamo a cena, prendevamo bene, andavamo a ballare, tornavo a casa alle 5 del mattino, mangiavo, poi ero ancora sveglia alle 8 mangiavo ancora, alle 10 mangiavo ancora perché mi annoiavo, non avevo nulla da fare, non mi veniva sonno, avevo tantissimo insonnia. E oggi, a Tutto distanza di un questo. anno, hai lavorato su te stessa e hai trovato un'alternativa al cibo, perché credo che questa sia una cosa fondamentale, perché d'accordo che abbiamo un po' tutti capito che il cibo è una via di fuga, è una via di cercare protezione, un Tipo conforto. conforto, un bel divanone dove buttarsi lì con una copertona. Hai trovato un'alternativa? Allora, attualmente diciamo di sì. Cioè, come dicevi tu prima, magari poi introduciamo il discorso del fattore che sono passata dall'altra parte dell'obiettivo. Quindi ho detto, molte persone sono interessate a questa cosa. Attualmente, dopo il mio percorso, di cui sono stata ferma un anno con la fotografia e tutto, ho detto perché non riscattarmi buttandomi io dietro l'obiettivo e impegnando il mio tempo libero? Quindi nel tempo libero o vado a fare il shooting, quindi mi faccio E fotografare, fai tu la modella. sì, oppure vado al parco col cane, mi faccio le passeggiate di ore e ore, meno lui contento che è in giro, può correre e fare, io mi sfogo un po' questa cosa qui. Ovviamente contatto le mie amiche nel tempo libero, usciamo, evitiamo sempre di andare a mangiare soprattutto, piuttosto andiamo a bere qualcosina, passiamo un po' il tempo così, cerco sempre di non buttarmi giù. Una cosa a cui ho fatto molto caso è che quando magari ho delle delusioni da persone a cui tengo, mi viene da sfogarmi sul cibo.
Adesso lo riconosci. Prima dell'intervento, prima dello svezzamento e di ricominciare da questo, lo riconoscevi, te ne rendevi conto? O... No, non me ne rendevo conto, cioè, trovavo se quando qualcuno magari me lo faceva notare, cercavo di deviare il discorso, di giustificarmi, o che proprio cercavo di coprire quella cosa, ma secondo me non me ne rendevo conto nemmeno io, non realizzavo bene questa cosa qua. Sai che mi sa che qualcosina del genere è capitata anche a me, devo ancora metterla a fuoco bene. E forse, non so, devo ragionarci su, ma mi sa che... Io ho fatto caso che il più del 50% delle persone che conosco che sono obese o ex obese si sfogano sul cibo. Tutti mi dicono, mi dà conforto, sono deluso in questa cosa e mangiano e mi gratifica al momento, però comunque il problema c'è comunque, non lo risolvi mangiando. Cosa ti ha convinto a fare l'intervento? Cioè, cos'è stata quella cosa per cui hai detto, ok, adesso lo faccio? Diciamo che è stata una cosa molto complicata, perché io nel 2016 ho fatto la mia prima visita con uno psichiatra per cercare di risolvere questa problematica che avevo, perché avevo capito comunque che era un problema di testa. Lui mi ha detto, possiamo curarci di questa cosa e possiamo abbinare un intervento per cercare di inseguire, diciamo, il tuo sogno. Io ho sempre sognato di avere un fisico come un'altra ragazza, di potermi mettere certi vestiti o un paio di capi. Quindi lui mi ha detto, proviamo a fare questa cosa. Io ho iniziato questo percorso. Dopodiché, quando ho fatto la prima visita per poter fare l'intervento, mi hanno detto, guarda, per noi non sei adatta a fare l'intervento. Quindi io lì me la sono presa tantissimo. Ci sono rimasta talmente male che ho interrotto tutta la situazione. Nel 2018 la mamma del mio ragazzo mi disse guarda, Veneale, esiste questo tipo di intervento che si chiama sleeve gastrectomy, seguo un chirurgo online che pratica questo tipo di operazione di intervento, potresti provare a farlo. Quindi io, incuriosita dalla cosa, ho iniziato a cercare video su YouTube, a informarmi un pochino come funzionava. Ho detto, vabbè, provo. Sono andata a San Donato. A San Donato mi hanno rifiutato anche lì, dicendomi no, devi fare prima un percorso psicologico. Cioè, c'è tutto un iter da fare, perché comunque l'obesità è una cosa mentale, oltre che fisica. E dobbiamo un attimo lavorare su questa cosa. Quindi non è una cosa che si può fare nell'immediato, ci sarà da lavorare almeno per un anno. Quindi altro sconforto un'altra volta. Ho abbandonato la situazione anche lì. Mi sono riattivata nel 2019 tramite due mie amiche che si sono operate a Zingogna, dicendomi guarda lì te lo fanno, ti aiutano tantissimo, prova a chiedere lì. Quindi nel 2019 torno un'altra volta a fare tutte le visite e mi hanno detto che anche per loro non ero idonea. Quindi ho detto, cavolo, ma uno che cioè, vuole provare ad aiutarsi a fare qualcosa di meglio per se stesso e non ce la fa, non gliene danno modo. Anche perché tre porte chiuse così, devo dire che sei stata fantastica a riprovarci almeno la quarta. Capito, cioè, mi è caduto tutto il mondo addosso quando mi dicevano no, no. Ma come mai ti dicevano no? Mi dicevano no perché tutta questa cosa dicevano che era legata all'abbandono di mio papà. E quindi se non curavo prima questa problematica, io gli dicevo, io me ne rendo conto di questa cosa, ma in realtà non è il mio problema, perché io non ci penso neanche a mio papà. Nel senso, ci penso quando ne parlo, ma non è che lo cerco o lo sogno o queste cose qua, non mi crea un fastidio, un problema. Era tutto probabilmente ha condizionato la tua vita molto. Talmente tanto che era una cosa sotto. Sì, che nemmeno io, diciamo, riuscivo a vedere il lato di quella cosa lì. Poi me ne sono resa conto. E quindi, quarto tentativo. Quarto tentativo, ancora a Zingogna, quindi mi hanno ritrovato lì un'altra volta, mi ha detto, ancora qui sei? Ho detto, sì, perché io lo voglio fare a tutti i costi. Ho detto, ditemi quello che devo fare per ottenere questo intervento, che lo faccio. Quindi loro mi hanno detto, facciamo una prova, fai delle sedute con la nostra psicologa, 4 minuti mi ha mandato da fare, vediamo come va con lei, nel mentre ti diamo una dieta da fare, vediamo se riesci a perdere peso. Quindi ho detto, Miriana, ce la devi fare, cioè adesso l'ultima possibilità che tu hai, tu ce la puoi fare, devi credere in te stessa, così loro vedono che tu ci credi, loro ci credono e riesci a ottenere questo intervento. Niente, ho iniziato questa dieta con loro, ho buttato giù 10 kg.
Quindi loro hanno detto va bene, per noi adesso sei idonea. Parte meno 10 kg da una parte. Sì, dal 2019 fino al 2021. Più 100 e fiducia in te stessa. Eh sì, certo, un sacco. Ho detto cavoli, ce la posso fare anche io allora. Ma secondo te questo successo che hai ottenuto prima di arrivare all'intervento in qualche modo ti ha aiutato a fare un passo avanti di testa? Sì, molto. Quindi è servito alla fine questo no? Sì, è servito a dire, cioè, alla fine anche io riesco a combattere la mia mente, riesco a controllare il mio pensiero, a controllare quello che voglio e non voglio, quello che devo e non devo. E quindi ho detto, se ce la faccio così senza intervento, con l'intervento ce la posso fare ancora meglio. E quindi, quando mi hanno chiamato è stato... Cioè, non me lo aspettavo nemmeno io, mi hanno chiamato e mi hanno detto, tra una settimana ci operiamo. Come? Qual è stato per te lo scoglio più grande? L'hai già detto, che è stato la parte psicologica di essere. La mia mente. Ma oltre alla tua mente, nel lato poi pratico di tutti i giorni c'è stata una visita, un qualcosa che ti ha preso più complicato deciderti veramente ad andare a farlo e trovare il coraggio di farlo? La paura del dire vado troppo i ferri, mi addormento, chissà se mi risveglio. Dire è tutta colpa mia perché essere obesa me la sono cercato io e quindi se dovesse andare qualcosa storto comunque la colpa è mia. Infatti il mio ragazzo ai tempi mi diceva sempre l'unica tecnica è non mangiare, non ti devi mangiare quelle schifezze. Cioè, dice, alla fine anche quando fai la smide la tecnica qual è? Che si riduce lo stomaco, riduci il cibo che tu vai a ingerire e quello che fa perdere peso. Sì, forse la sleep ti dà anche qualcosina in più perché tu fa questa cosa ma te la fa dalla sera alla mattina, cioè proprio un taglionetto. Secondo me la sleep è più efficace perché senti dolore quando mangi. Devo dire la verità, io non ho mai sentito dolore a parte quegli episodi di plugging, però sono stati pochi, sono stati molto più avanti. Il primo episodio di plugging l'ho avuto a 77 giorni dall'intervento e perché ho mangiato a 200 all'ora che ero in ritardo. Sì, masticando male, veloce. Io faccio piano piano perché sono molto terrorizzata. Anche magari loro mi dicevano, dopo tutti i miei svariati interventi, mi dicevano devi fare questo piano, questo così, così. Io ero talmente terrorizzata che lo facevo ancora meglio di come mi dicevano di farlo. Avevo proprio il terrore. Infatti io i miei primi dolci ho iniziato a mangiarli a ottobre a Barcellona. Anche perché lo zucchero è una droga vera e propria, una volta che l'hai ingerito il tuo cervello torna nello stesso meccanismo di prima. Una domanda che voglio farti, ma non voglio spoilerare quello che viene dopo. Okay. Sei contenta di aver fatto un intervento? Molto. Lo rifaresti? Sì. Il tuo non è stato un intervento normale, è stato un intervento che si è portato dietro qualche problemuccio. Va di raccontarci? Sì. Allora, lo racconterò appunto perché solitamente lo racconto solitamente alle persone che conosco, che mi chiedono, ho visto gli stati che mettevi su Instagram, cosa è successo? Pian piano sto cercando di aprirmi un po' di più e raccontarlo in modo tale che le persone, appunto, primo possano sapere cosa ho passato e capire anche il lato di comunque sono una persona forte. Secondo, perché molte persone come noi che hanno ascoltato l'intervento dicono ma no, qui lo faccio anch'io una passeggiata. In realtà l'intervento già classico in sé non è una passeggiata perché, come dicevamo prima, è una questione anche mentale. La mente cede a un certo punto, soprattutto nel mio caso, perché io dopo l'operazione ho subito altre 9 operazioni, cioè in totale ne ho avute 9, in anestesia totale, e mi si è presentata la fistola. Mi sono operata il 22 di dicembre. Finita l'operazione, torno su, che erano tipo 7-8 di sera, chiamo il mio ragazzo, faccio, guarda, sto bene, sono tranquilla, non sento dolore. Ero talmente tranquilla che non mi ha dato neanche l'antidolorifico. Il giorno dopo inizio a sentirmi male già in ospedale, febbre, male alla spalla, sentivo tutto tirare qui e mi sentivo il fiato corto, come fame d'aria. Chiamo l'infermiera, glielo dico, mi dice guarda è normale, in molti casi dopo l'operazione succede, ma tu stai tranquilla. Infatti il dolore alla spalla e il famoso cinghialotto sul petto, sì, l'ho avuto anch'io,
non a livello di dire dolore, fastidio, però ho avuto anch'io e tanta fame d'aria, cioè proprio ieri oltre. Oltre, sì. C'era proprio tutta la famiglia di cinghiali. Sì, esatto, erano tutti lì, tutti per me. Arriva il giorno dopo, successivo ancora, il 24 di dicembre, e mi dicono, è andato tutto bene, ti dimettiamo. Misuriamo la febbre prima, mi misurano la febbre, avevo quasi 39. E io gli dico, ma è normale che voi mi dimettete con 39 di febbre? Beh, non sembra una cosa tanto normale. Però ho detto, tranquilla, è normale, è uno stato che comunque il corpo è sotto shock, non ti preoccupare. Io, convinta, ascoltando le parole, ho detto, non mi preoccupo, vado a casa. Durante la notte della vigilia inizio a sentirmi male. Mi sentivo ancora più fame di aria, dicendo, chiamo la guardia medica, gli descrivo tutti i sintomi, dice, tranquilla, è normalissimo, mettiti a dormire. Mi metto a dormire, prima di mettermi a dormire, mando un messaggio al chirurgo. Dicendogli, sento questo, questo e questo. Ovviamente, la notte della vigilia lui non guarda il telefono. Mi risponde la mattina di Natale, dicendomi, Miriana, è molto pericolosa questa situazione. Prendi immediatamente la macchina, fatti portare qualcuno qua, perché dobbiamo intervenire immediatamente, perché tutti i sintomi che tu hai è il sintomo che ti dà la fistola. Quando me l'ha detto, ho iniziato ad andare nel panico. Tutta la strada d'ossi, rotonde, sentivo malissimo tutto il corpo, una tragedia. Arrivo al pronto soccorso di Zingogna, avevo sete perché ero completamente bagnata e disidratata. Chiedo al mio ragazzo di prendermi dell'acqua, apro questa bottiglietta d'acqua, arriva uno dei chirurghi che mi aveva conosciuto i giorni precedenti, mi toglie la bottiglietta dicendomi, guarda che se tu hai la fistola non puoi bere, ti va ovunque questa cosa. Mi fanno levare l'astre e scoprono che ho due pistole, che lo stomaco è quasi del tutto aperto a metà, completamente rovesciato, la peritonite e la setticemia. La peritonite mi è finita fino al pancreas, al colon, mi ha preso un po' tutti gli organi. Quindi mi ha detto, tu adesso ci ricoveriamo d'urgenza, andiamo subito giù in sala operatoria, facciamo la tua dettatura, dovremmo metterti delle protesi, ma non possiamo perché il chirurgo che dovrebbe mettertele non c'è, perché la figlia ha avuto un incidente e è dovuto correre dalla figlia. Quindi non abbiamo il modo di metterti questa protesi. Cioè noi ti apriamo oggi, ma ti riapriamo anche con Marisa. Gli ho dato il consenso per fare tutta questa trafila. Anche perché l'alternativa è polenta. Sì, siamo arrivo. Cioè, non ce l'ho più, non ero qua a raccontarlo quest'ora. Niente, mi portano giù, mi fanno la toilettatura. Arriva un chirurgo che non conoscevo e mi dice, prepariamoci all'intervento. Dice, ma... Mi guarda e mi fa, ma tu hai la lingua biforcuta? Mi faccio, sì. Mi fa, ah, ma allora ti ho operato io. E ho detto, come mi hai operato tu? E ho detto, beh, io pensavo fosse stato un altro operarmi. No, no, ti ho operato io. E io sono rimasta un attimo così quando lui mi ha detto così. Poi, ovviamente, mi hanno fatto l'anestesia e mi sono addormentata. Puoi fare una domanda? Sì. In che senso è la lingua biforcuta? Ho la lingua tagliata a metà. Okay. Anche loro sono rimasti così quando mi hanno visto. Oddio, è la prima volta che gli succede. Infatti, quando mi hanno intubato, hanno dovuto mettere due pinze per tenerla fuori, perché rischiavo di tipo ingoiarla. E lui si ricordava di me per questa cosa qua e per la mascherina, perché avevo la mascherina con sulle renne di Natale. Mm-hmm. E si è ricordato per quello. Niente, alla fine di tutto mi fanno il suo intervento di toilettatura per pulire la peritonite, quindi mi riaprono tutti i vari buchi che avevano fatto per la laparoscopia, mi riportano su in camera da letto e mi dicono, Miriana, domani mattina alle 6.30 dobbiamo mettere le protesi per forza, però tranquilla, non ti riapriamo perché viene fatto tutto tramite la gola. E io, ok, va bene, mi sono messa a dormire, mi ha dato il coso per dormire. Mi fanno questo intervento e non mi dicono che non era un solo intervento da fare. Me lo dicono, finito l'intervento di posizionamento delle protesi. Mi dicono, guarda, noi le abbiamo messe. Ci vogliono 2 giorni ora che si aprono, ma non abbiamo una garanzia che queste protesi si aprono. Nel caso che non si aprono, ci sarà da fare altri interventi. La sfiga vuole che alla fine mi sono ritrovata a farne milioni di interventi. Ma quindi tu hai fatto 2 mesi ricoverata? Sì. Salute. E poi nel mentre dei 2 mesi, io il 26 di gennaio ho chiamato il chirurgo e gli ho detto, io me ne voglio andare da qua. Il 26 di gennaio io mi sono fatta dimettere a mio rischio e pericolo, perché io il 31 gennaio faccio gli anni. Il 26 loro mi hanno detto, Miriana, avevo il tubo dentro tutto, ci operiamo il 20 di febbraio, quindi
cioè stai qua monitorata. Io ho detto, me ne frega un cazzo, ho detto, voi mi divertete, io me ne devo andare a casa, voglio fare compleanno, almeno compleanno con il mio ragazzo, ho detto, me ne frega niente, a rischio di morire, io devo andare via da qua. Mi ha detto, guarda, noi possiamo andarti fuori dalla missione, non c'è problema. E Tu ti prendi appunto la alla fine, responsabilità. sai cosa è successo? Che il 26 mi hanno dimesso la mattina, però il 30 ho iniziato a stare male, che le protesi mi sono alzate e mi sono finite nei polmoni, capito? Sono salite su nei polmoni e io continuavo a vomitare, la sera mi ha detto, va bene, va bene, va bene. E quindi il 31 gennaio, che era il mio compleanno, è ricoverata un'altra volta. Ma un senno di poi, se fossi rimasta in ospedale, poteva andare meglio. Non lo so. L'ultima operazione l'ho fatta che era l'8 febbraio. Poi abbiamo fatto una settimana che mi facevano bere l'acqua dal tappino, controllare che tutto andasse bene. Anche perché quando mi hanno fatto l'ultima operazione, che era quella di rimozione della protesi, in sala operatoria mi dicono, guarda, questa dovrebbe essere l'ultima operazione. Cioè, a me mi è caduto il mondo addosso, mi ha detto, siamo arrivati a 9, gli ho detto, io non ne posso più, gli ho detto, se non Ho muoio per finito la questa testa. cosa, muoio per l'anestesia. Gli ho detto, cioè, mi fa, guarda, noi adesso togliamo la protesi, però è per forza da rimuovere perché è passato un mese che ce l'hai dentro questa protesi qua. Che peraltro, loro, la prima volta mi hanno messo una protesi, la seconda volta mi hanno messo una protesi dentro la protesi. Poi non andava bene, quindi una protesi, un'altra protesi dentro, un'altra protesi ancora. Poi non andavano bene neanche queste protesi, quindi erano protesi della Germania. Dalla Germania hanno provato un altro tipo di protesi, non so da dove arrivava, cioè proprio loro le dovevano ordinare queste cose specifiche. In tutto ciò, a furia di intuba, stuba, passare la protesi, mi hanno fatto venire un polipo sulla corda vocale destra che ancora ho, che dovrò operare in anestesia totale anche quello. Quindi l'ultima operazione, arriva l'anestesista, mi sveglia, Miriana, ti riapro gli occhi, lo vedo, un ragazzino giovane, è andato tutto bene. Io l'ho guardato, mi ha detto, sono sveglia. E mi fa, sì, sei sveglia, è andato tutto bene. Ero talmente emozionata che ho fatto la pipì addosso. Ci credo. Non riuscivo a trattenermi, mi faccio, ops. Ho fatto la pipì, cioè, non, mi fa, tranquilla, non ti preoccupare. Mi fa, anche questo è un sintomo che stai bene. E mi fa l'unica cosa, mi ha spiegato del polipo, mi fa meno male perché se non andava bene, ti dovevamo mettere un pigtail all'interno, andavi a casa un mese, tra un mese tornavi e dovevi operarti ancora. Mi ha detto, guarda, meno male che ho un angelo protettore lassù che mi sta guardando perché non ne posso veramente più. Poi loro mi hanno diagnosticato lo stress da ansia post-traumatica e mi hanno detto che dovevo andare dallo psicologo. Io invece dentro me ho detto, guarda, non voglio parlare con nessun estraneo di questa cosa, con una persona che ti ascolta, ti dice, sì, hai questo problema, allora fai così, questo altro problema fai così, me lo devo risolvere da sola, questo problema che mi è venuto. Sono stata da sola 2 mesi, ho avuto tempo per riflettere su me stessa, farò tutto da sola. La cosa più brutta ancora è stata che io non ho visto nessuno per 2 mesi, se non le persone che erano dentro l'ospedale, perché era piena pandemia, Certo. nessuno poteva venire a trovarmi, quindi ero abbandonata a me stessa. Mi dicevano, che calma, come faccio a stare calma? Mi state aprendo, apri, cuci, scucci la gola, è quasi come un pupazzo. Però io non ce la posso fare. E loro, infatti, la gente quando gli racconta le cose, dicono, come è possibile che sei così tranquilla? A me ha colpito una cosa che hai detto prima, cioè nuova operazione, più questi problemi, e hai detto qualcuno ha guardato giù e ha fatto andare bene tutto. E ho detto, cavoli, se non è questo ottimismo all'ennesima Sì. potenza. Cosa devo fare? Alla fine io non ho fatto altro che pregare tutto il tempo. E poi non neanche ci pregavo il Signore. Pregavo e dicevo, se qualcuno lassù esiste, cioè proteggimi, dicevo, perché io non so più veramente dove attaccarmi. Mamma mia. È stata dura, però sono fatta, sono qua e di Sei certo qua? non mi fermo e non mi faccio fregare dalla testa un'altra volta. Ma ci credo. Non mi farò fregare. Anche se i dolci sono tentatori, perché sono un sacco tentatori, ma non mi farò fregare. Sai che devo dire, che devo ammettere che mi hai colpito perché sei passato attraverso l'inferno e hai un sorriso Sì, strepitoso e io sei sempre dico. positiva e probabilmente hai tantissimo da insegnare a tante Io persone. su questo, addirittura c'erano delle signore anziane in ospedale che sapevano la mia storia tramite le voci che giravano nelle camere. E meno male che avevo loro che mi venivano a trovare tutti i giorni, se no lì si mettevano con la sedia con me a parlare. Perché se no il mio cervello chissà dove era. Ci credo. Io adesso vivo in uno stato di follia pura perché
non capisco il mio cambiamento, non lo noto, però guardo le mie foto e dico, cacchio, ma io sono questa persona. Anche adesso con te che guardavo dentro la tua. Sì, tempo, mentre preparavamo. Così, cioè, non riesco a realizzare questa cosa. Anche gli altri mi vedono e mi dicono, non riesco a comprendere ancora cosa c'è il tuo cambiamento. Sei la metà di prima. Io credo che mi hanno aiutato molto i video, montare i video, perché mi vedevo cambiare giorno per giorno. Sì. Perché all'inizio non riuscivo a vedere il cambiamento. Non riuscivo. Io la cosa che mi preoccupa molto è la mia pancia. Il fatto che il mio grasso è sempre stato concentrato nella parte superiore. Quando mi guardo nello specchio, dico, cacchio, però sta pancia c'è ancora. È molle, è brutta, dico. E il mio ragazzo diceva, guarda che sono stato peggio prima, perché prima era 3-4 volte di più. E adesso fai una moda. E adesso poco, cioè me ne frego, faccio le foto di nudo. Me ne frego proprio, dico, il mio corpo ha una storia da raccontare. Oh, guarda, è la pancia che ti arriva alle ginocchia. Guarda di qua, guarda di là. L'altro giorno ho fatto un video di faccia. Questo video è dedicato a tutte le stronzette malefiche che mi scrivono. Che di certo, dopo tutto l'inferno che io ho passato e ho perso più di 50 kg, non mi faccio buttare giù da voi perché avete la pancia di una Barbie. Quando mi opererò con la chirurgia estetica, anche io avrò la pancia come la vostra. E sarò 100 volte più cazzuta di voi. Perché io ho masticato le mie operazioni. Voi cosa avete fatto? Siete nate così, siete rimaste così, non siete mai state persone obese, avete mantenuto un'alimentazione sana da sempre per e non carità. Potete capire quello che ho passato. Esatto. Cioè, quindi la cosa sei qui a criticarmi, io dico, perché? Che cosa ti dà scrivermi un commento sotto la mia foto? Cioè, perché lo fai? Bah, vabbè, questa è una cosa vecchia come il mondo, vecchia quanto internet. Ma però, ti dico sempre, chi disprezza compra, prima cosa, e seconda cosa è, tu sei lì a criticarmi, perché? Hai qualcosa che ti dà fastidio a te, non dà fastidio a me. Quindi il problema è tuo, non è mio. Cioè, quindi se io mi sono buttata giù da sola ad affrontare un'incognita, a dire rimarrò in vita o non rimarrò in vita, di certo non mi butti giù te che mi dici che la mia pancia è molle. E un'altra cosa che non comprendo sono le persone, i ragazzi, gli uomini che... Ah no, ma io con quella cicciuola non ci andrei mai. No... Ma tu veramente ti sei fatto quella? Che schifo! E adesso tutti a scrivere. Ma se non mi calcolavi prima, perché ti dovrei calcolare adesso? Cos'è che ho di diverso da prima, che peso 50 kg in meno? Sono sempre la stessa persona alla fine. Non cambia niente. E una cosa che mi manda in tilt è anche questa. Svegliarmi la mattina con 50 messaggi in 50 maschi diversi. Mi manda molto in tilt questa cosa. Io me ne frego. Perché dico, se non mi hai calcolato prima, perché mi dovresti calcolare adesso? Cioè, cos'è di diverso? Cos'è che vuoi dalla mia vita? Cosa posso darti? Cioè, sono comunque dentro, sono sempre una ex obesa. Cioè, non è... La mia mentalità è quella, non cambia niente. Cioè, meno grasso, sì. Poi dopo magari... Ma è quello che ti definisce come persona. Capito? Poi magari uno dice... Che ne so, ah, guarda come sei dimagrita, come stai bene. Però quella pancia... Ma l'hai visto per caso per dirlo? Cioè, io non capisco. No, guarda, io con una come te, sì, mi piace tantissimo, farei di tutto di più nel sesso, però solo sesso. Perché io se devo avere una ragazza, deve essere bionda, alta, occhi azzurri. Una cosa che mi capita molto è, tipo io sono sempre uscita a Monza, sono nata e cresciuta a Monza. Esco e la gente non mi riconosce. Cioè, arrivo, ciao! Allora, piacere. Sì. Ma sono Miri. Mia mamma mi confonde con mia sorella a volte. A posto. Cioè, cavolo, come sei dimagrita. Quando sono stata all'ospedale, dicevo, perché l'ho fatto? Mi piangevo addosso. Dicevo, perché l'ho fatto? Cavolo, ora non posso più tornare indietro. Anche mentre dicevo la chiedo, perché non voglio. Non è il panico. E invece adesso lo rifarei anche se dovesse fare certe operazioni, lo rifarei comunque. Che resta, lo farei comunque. Mi ha proprio svoltato la vita questa cosa. Proprio riesco. Prima volevo andare a camminare in montagna, facevo due passi e avevo il cuore a 170 che è a rischio infarto. Adesso vado in montagna, sono la prima e gli altri indietro. Ah, così. E io prendo e vado. Non mi ferma più nessuno. Sono inarrestabile adesso. Sono senza parole io, perché io sono sempre stato positivo sull'intervento, sono sempre stato magico. Cioè, vedere, sentire tutto quello che hai passato, tutto quello che hai rischiato, e sentirti dire lo rifarei, pur sapendo di doverci ripassare da capo, mi lascia
Ho visto molte le persone destabilizzate da questo mio cambiamento. Cambiamento dal tuo Dal percorso. percorso e anche dal Dal cambiamento. percorso stavi stabilizzando me, però ho fatto. Capiamoci. Stato molto pesante. Cioè, alla fine io penso anche una persona che lo fa, tipo te, l'hai fatto e hai seguito precisamente alla lettera tutto, cioè tutto è andato bene ed è comunque stato difficile, immagino. Allora, devo essere onesto, non mi sento di poter dire che sia stato difficile. Se è stata una cosa delicata, a cui fare attenzione, seguire Impegnativo, pedissequamente, scusate, diciamo. impegnativo, ma non posso dire che sia stato difficile. Anche perché tu puoi dire che è stato difficile. Per me è stata una passeggiata di salute, nel senso, non mi sento in diritto di dire che sia stato faticoso. Ci ho dovuto Però mettere a del un'altra mio. persona tu gli diresti, cioè, se è una passeggiata a farlo o... Allora, a un anno di distanza, credo che mi metterei a parlare per un'ora e mezza, nel senso che l'intervento di per sé è stata una passeggiata. Perché 3 giorni in ospedale, ti addormenti con un problema, ti svegli con il problema risolto, un po' di fastidio, ma nessun dolore. Diamine, sì, è stato proprio. Cioè, sono stato peggio, fisicamente sono stato peggio con un influenza. Ok, cioè, Sì, di che parliamo? certo. Però a livello A mentale... livello mentale, è stato non difficile, però è stato un percorso che è iniziato con la prima visita dal chirurgo, forse addirittura con l'idea di dire ok, adesso mi opero. E devo ammettere che tutto il tempo che ci è voluto, da quando quella volta a febbraio il diabetologo mi ha detto ma perché non pensi a questa operazione, a quando sono arrivato a Tutti i Ferri, ogni giorno mi è servito per comprendere meglio, con tutti i passi intermedi che per me sono stati difficili, ma ribadisco, rispetto a una storia come la tua, ridicoli. Cioè, il mio terrore era la gastroscopia, era la manometria esofagea, erano delle cose che. Non mi pento, non mi pentirò mai. E ringrazio che mi sia successo tutto questo perché secondo me, conoscendomi come persona, se io avessi fatto una sola operazione, a quest'ora non avrei seguito bene la dieta, sarei di nuovo a mangiare le schifezze e tornerei ad essere la persona obesa di una volta. Invece con tutto questo calvario che io ho passato, non ci penso minimamente a ritornare la mia vecchia Miri. Allora, sbaracchiamo, salutiamo tutti. Se Esatto, grazie mille a non vi siete tutti. addormentati fino adesso, siete dei campi. No, Esatto, addormentati speriamo no, che per le perché altre persone sia utile questa cosa qui. ho detto una scemata, perché comunque tutto quello che hai detto per me è stato oro, perché hai toccato degli argomenti di cui non ho mai sentito parlare, di cui non ho mai parlato, li hai toccati con trasporto emotivo, con intelligenza, con Certo, riflessione sì. e credo che siano preziosi.